Ciao a tutti da Roberto Cavalieri Channel e sempre dal brand, aspetta qua, ecco qua, Elettro Discount, nuova conversione, Passat 2013 con faro a parabola, eccolo qua, abbiamo fatto già le Passat col faro lenticolare, ma questa è faro a parabola, non a ghiere, si può sposare molto bene il ZES 2 con dissipazione attiva che è già installato, ma anche il kit Sirio, in base a uno come gli piace. Ci sono la modifica dei tappi, perché i tappi sono molto, diciamo, molto ristretti, quindi va fatta una modifica col 7689. La Passat dà dei micro lampeggi, sarebbe indicato il prodotto no l'intelligentino, no flash nell'intelligentino, per completare totalmente il kit. Ma la chicca, ragazzi, donna. Mi devo nascondere, ragazzi, mi devo nascondere. Oddio, oddio, perché, perché, perché? No, non si mangiano, non si mangiano. Scrivete voi i commenti giù. Non vi dico niente. Scrivetele voi i commenti sotto, nella descrizione. Dai. Si può lavorare così. Poi, per concludere, ma non abbiamo concluso la macchina, LED Epistar con resistenza esterna, 500-600E il codice, LED Epistar a 360. Finish. Riaccendiamo la nostra bellissima macchina, non ci sono problemi spie, tutto quanto è filato liscio. Il cliente mi diceva che ovviamente questo prodotto mozzato non si vedeva niente, non aveva simmetria, uno schifo, linea canna acceso, eccetera, 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 eccetera. Mi raccomando, ragazzi, seguite sempre sotto nella descrizione del video, ci sono tutti i link di questa Passat col faro a parabola del 2013, quindi mi raccomando. E, come sempre, RGC, Roberto Cavalieri Channel, aspetta che ve lo faccio vedere, YouTube, Instagram, anche Facebook da poco, Twitter no perché non mi piaceva. Ciao ragazzi.